Benvenuti nel mio canale d'inglese, mi chiamo James White e oggi vi presento Done e vedremo 20 espressioni con questa parola. Partiamo, let's go! Questa parola si legge done, done e significa fatto o fatti ed è il participio passato del verbo to do, ovvero fare. In inglese si può dire have done per dire avere fatto oppure be done per dire essere fatto. Viene utilizzato più o meno come in italiano. Adesso vi leggo alcuni esempi in inglese con la traduzione. Io ho fatto. I have done. Io avevo fatto. I had done. Io sono fatto. I'm done. Io ero fatto. I was done. Io sono stato fatto. I have been done. Io ero stato fatto. I had been done. Io sarò fatto. I'll be done. Un po' come in italiano. Done può essere utilizzato anche con verbi modali come could, would, should, eccetera, eccetera. Ma per questo ve lo voglio spiegare in un altro video quando voglio spiegare come usare verbi modali in inglese. Questo video si concentrerà più che altro sulle espressioni che contengono la parola done e queste espressioni non è detto che si traducono letteralmente in italiano. E partiamo! Number 1. A done deal. Letteralmente un patto fatto. In italiano si può tradurre una cosa fatta, una questione fatta o conclusa oppure un affare fatto o concluso. Praticamente vogliamo dire che un qualcosa è già stato deciso e non si può cambiare. Esempio: It's not a done deal until we all agree. Non è una cosa fatta fino a quando siamo tutti d'accordo. Number 2. Been there, done that. Letteralmente stato lì, fatto quello. In italiano si può tradurre con ci sono già passato oppure niente di nuovo. Questa espressione lo diciamo quando vogliamo far capire agli altri che abbiamo avuto un'esperienza in una situazione particolare e non la vogliamo rifare perché appunto non c'è niente di nuovo, non c'è niente di interessante o è noioso. Esempio: I'm not going to that meeting. Been there, done that. Non andrò a quell'incontro. Ci sono già passato. Oppure niente di nuovo, niente di che. Number 3. Consider it done. Letteralmente consideralo fatto, ma lo usiamo nello stesso modo per dire lo faccio subito in una botta e risposta. Praticamente usiamo consider it done quando vogliamo accettare una richiesta di fare un qualcosa sul momento. Esempio: Can you do it for me, please? Consider it done. Lo puoi fare per me, per favore? Lo faccio subito. Number 4. Done dirty oppure done filthy. Done dirty letteralmente fatto sporco. Done filthy fatto sudicio. Ogni modo in italiano verrà utilizzato per dire fregato o truffato. Questo verrà usato come aggettivo appunto per descrivere una persona che è stata fregata o truffata. Esempio: He was done filthy by the management. Lui era stato truffato dalla direzione. Oppure lui era stato fregato dalla direzione. Number 5. Done for. Letteralmente fatto per. Si può utilizzare done for letteralmente all'interno di una frase. Esempio: All of that was done for you. Tutto quello era stato fatto per te. Però se vediamo done for punto oppure done for e poi continua un'altra conversazione, allora significa spacciato, nel senso che le cose stanno per finire male. Esempio: I knew I was done for. Sapevo che ero spacciato. Number 6. Done in. Letteralmente fatto in. Lo posso usare letteralmente in una frase. Esempio: It was done in 10 minutes. Era stato fatto in 10 minuti. Quando vediamo done in per conto suo oppure done in e poi parte un'altra frase, è un aggettivo che significa stanco o sdrenato. Esempio:
When I saw him, he looked done in. Quando l'ho visto, sembrava stanco oppure sembrava sdrenato. Number 7. Done out of. Letteralmente fatto fuori di. Lo utilizziamo in italiano per dire privato di oppure defraudato di, ovvero quando a qualcuno gli è stato impedito di ottenere un qualcosa. Esempio: I was done out of what was mine. Ero stato privato di ciò che era mio. Number 8. Done over by. Letteralmente fatto al di sopra da, ma noi lo utilizziamo per dire gonfiato da, assalito da, aggredito da. Esempio: He was done over by a group of kids. Era stato aggredito da un gruppo di ragazzi. Number 9. Done to a turn. Letteralmente fatto ad un turno, ma lo usiamo per dire cotto perfettamente, e per perfettamente intendiamo nei tempi giusti. Esempio: The steak was done to a turn. La bistecca era cotta perfettamente. Number 10. Done up. Letteralmente fatto su, ma si può tradurre in italiano rifatto o vestito. Participi passati dei verbi rifare e vestire. Vediamo due esempi. We have done up the house for Christmas. Abbiamo rifatto la casa per Natale. She was done up as a queen. Lei si era vestita come una regina. Number 11. Done up like a dog's dinner. Letteralmente fatto su come una cena del cane. Questa è un'espressione inglese per dire vestito male, talmente male che attira attenzione negativa. Esempio: Look at him. He's done up like a dog's dinner. Guardalo, lui è vestito male. Number 12. Done up to the nines. Letteralmente fatto su ai noni. Questa è un'espressione inglese per dire vestito molto elegante, quindi il contrario del precedente. Esempio: Look at him. He's done up to the nines. Guardalo, lui è vestito molto elegante. Number 13. Done. Letteralmente fatto. È un'esclamazione che noi utilizziamo quando accettiamo un'offerta, una proposta. In italiano si può tradurre con aggiudicato, accetto. Esempio: I can give it to you for 1,000 euros. Done. Te lo posso dare per 1,000 euro. Accetto. Number 14. Easier said than done. Letteralmente più facile detto che fatto. Questo corrisponde all'espressione italiana più facile a dirsi che a farsi. Esempio: Well, it's easier said than done. Beh, è più facile a dirsi che a farsi. Number 15. Feel hard done by. Letteralmente sentirsi duro fatto da. Questa è un'espressione inglese che significa sentirsi trattato ingiustamente. Esempio: He felt hard done by in that situation. Si è sentito trattato ingiustamente in quella situazione. Number 16. I'm done. Letteralmente sono fatto. Quando lo uso in esclamazione così è da intendersi come ho finito, ho chiuso, basta. Esempio: That's it, I'm done. Basta, ho finito. Se volessi specificare cosa ho finito, cosa ho chiuso, si dice I'm done with e poi il nome della cosa. In italiano ho finito con nome della cosa. Esempio: That's it, I'm done with you. Basta, ho finito con te. E se io volessi dire ho finito di compiere una certa azione, si dice I'm done e poi il verbo deve essere al participio presente, ovvero il verbo che finisce in ing. Esempio: That's it, I'm done waiting. Basta, ho finito di aspettare. Number 17. No harm done. Letteralmente nessun danno fatto. È un'esclamazione che usiamo quando vogliamo far capire agli altri di non preoccuparsi perché non è successo nulla. In italiano si può dire danni non ci sono, proprio per far intendere che niente di grave è successo. Esempio:
I'm sorry for this. No worries, no harm done. Mi dispiace per questo. Nessun problema, danni non ci sono. Number 18. No sooner said than done. Letteralmente, non più prima detto che fatto. Questo è un modo complicato per dire detto fatto. È un qualcosa che si dice per far intendere agli altri che siamo disposti a fare subito un qualcosa. Ora, non è così usato in inglese, si preferisce usare sempre done, proprio l'esclamazione che abbiamo visto precedentemente. Esempio, tell her we need more ice. No sooner said than done. Dille che abbiamo bisogno di più ghiaccio. Detto fatto. Number 19, well done. Letteralmente ben fatto. Si può usare per dire ben fatto oppure bravo quando vogliamo lodare qualcuno. Esempio, I did it. Well done. Ce l'ho fatta. Bravo. Oppure può essere usato per dire ben cotto, di solito quando ci si riferisce alla carne, quando si cucina. Esempio, how would you like your steak? Well done, please. Come gradiresti la tua carne? Ben cotta, per favore. Number 20. When all is said and done. Letteralmente, quando tutto è detto e fatto. Lo utilizziamo in italiano tutto sommato, in definitiva, alla fine, cioè quando vogliamo dire la cosa più importante da ricordare in una situazione futura. Cioè, succede una marea di cose, ma mi voglio soffermare su un qualcosa di particolare. E prima di anticipare quel particolare, uso questa espressione. Esempio. That mindset isn't healthy, and when all is said and done, you will be miserable. Quella mentalità non è salutare, e in definitiva sarai miserabile. Un sinonimo della parola done è made. Anche questo significa fatto, però fatto nel senso creato. Ora, per quanto riguardano le espressioni che abbiamo visto in questo video, si dicono solo con done. Invece, quello che abbiamo visto ad inizio video, quando vi spiegavo la traduzione letterale dall'italiano all'inglese, può variare in base al contesto. Ma per imparare la differenza fra done e made, bisognerebbe imparare quella fra do e make. Quindi vi consiglio di guardare un video che spiega le differenze fra do e make. Siamo giunti al termine del video, mi chiamo James White e se vi è piaciuto il video mettete il mi piace, condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ciao ciao e alla prossima, take care!